Lick, ben ritrovati miei cari avventori Bar Barcaccio. Questa mattina andiamo a fare i conti in tasca al Bologna Football Club e quindi a Joey, grazie saputo. Di fatti è uscito sul giornale il resto del Carlino a quanto ammonterebbe il Monte Ingaggi, per l'appunto, scusate il gioco di parole, del Bologna Football Club per questa stagione e lo fa... Facendo un paragone con le ultime stagioni, non ultima quella dell'anno scorso, e fa vedere che il Monti ingaggi è cresciuto. Quindi, prima di addentrarci in tale argomento, e vi avviso già, farò un piccolo paragone, perché so ai miei ventori piacere molto. Specialmente te, mio caro ventore che mi stai seguendo in questo momento, con l'Atalanta. Va bene. E così andiamo a scoprire se anche quest'anno. È ragione ok di pensare che il bologna abbia un monte in superiore pari o inferiore a quella della dea lo scopriremo insieme ci tengo in ultimo a precisare che questi dati non li ho raccolti io perché io faccio fatica a raccogliere ovviamente gli stipendi ciascuno dei giocatori sia da quelli del bologna che quelli dell'atalanta se non c'è una fonte ufficiale che lì eh, che lì appunto eh, pubblica va bene, che quindi tutte le cifre che io ora dirò riguardo al Bologna Football Club sono cifre che ha scritto il resto del Carlino e che noi prendiamo dunque per buono. Quindi, prima di iniziare, Mark miei cari avventori, miei cari ventrici, Tasto Rosso, clicchi iscriviti al canale dell'Ugiana Barcaccio, condividi questo sommo nonché erudito luogo con tutti i tuoi amici di Federo su Blu e lascia subito un mi piacino con il tuo di tozzo ai video, delusione, bar, calcio allora l'articolo inizia dicendo subito una cosa che si sapeva non era un segreto di Pulcinella che rispetto allo scorso anno e quindi agli scorsi anni la gestione saputo ha aumentato ok il costo degli ingaggi della squadra quindi si è maggiormente investito quindi quando si dice parte sinistra della classifica è arrivato il momento, quest'anno ce la dobbiamo fare. Non è che uno, ok, lo dica così tanto per dire. Lo dicono perché effettivamente numeri alla mano, almeno ripeto per quanto riguarda quelli che ha rilasciato il resto del carrino. Quindi se avete delle rimostranze, ok, scrivete una lettera al resto del carrino dicendo non è vero quello che dite perché io non mi invento niente. Cito le loro, i loro numeri. Che si presume siano stati frutto di loro studi, ok, che si spera che siano reali, e appunto fa constatare il resto del cammino come l'anno scorso, per l'appunto, loro scrivono che il monte ingaggi era di 48 milioni di euro. Io mi ricordavo 46, ma forse perché loro inseriscono. Anche ehm, Miailovic all'interno di questa cifra, quindi 46 più 2 milioni che eh, appunto percepisce Mialovic, obiettivamente fanno 48 e quindi ci potrebbe anche stare e dicono e fanno notare come quest'anno invece il monte ingaggi totale della squadra sarebbe sui 55 milioni di euro, quindi si è aumentato e anche non di poco, perché se la matematica non è un'opinione, mi sembra così a spanne che il numero sia aumentato di 7 milioni di euro a fronte degli acquisti che si è fatti quest'anno. e Cito tra i più eh, quello che ha fatto sicuramente lievitare maggiormente è stato Arnautovic, perché tra costi fissi e costi variabili, l'articolo dice: gravi, lui percepisce 3 milioni tra costi fissi e costi variabili, ok, stando lì a lasciare bonus, non bonus, 3 milioni di euro di ingaggio a stagione, che poi a bilancio grava per il doppio quindi pensate solamente Arnautovic ci viene a gravare 6 milioni di euro ok a bilancio quindi già si spiega come mai si è lievitato in questa maniera ok da 48 a 55 il Montingaggi del Bologna se poi ci mettiamo che sono stati, me, che sono stati comprati anche i Vanoidon che l'anno scorso non figuravano il Teate che l'anno scorso anche lui Ovviamente non figurava, voi capite come, ok, il Monte Ingaggi, anche a fronte comunque, sì, di qualche cessione, vedi il Tomiaso, però è aumentato, quindi è presto spiegato, in più abbiamo un allenatore che obiettivamente guadagna parecchio, penso che sia fra gli allenatori di Serie A che guadagnano più di tutti, e voi capite che quindi andando a fare la somma di tutti questi giocatori e dell'allenatore, e non ultimo voglio ricordare alcuni costi, Sansone che praticamente non gioca praticamente quasi mai ci costa a bilancio a bilancio anzi ci costa 3 milioni e 2 perché lui percepisce 1 milione e 6 Soriano anche lui 1 milione e 6 Medel 1 milione e 5 che a bilancio grava per 3 milioni Orsolini 1 milione e 100 Santander 1 milione Bonifaci guadagna 1 milione ragazzi Bonifaci ci guadagna 1 milione che a bilancio ci grava per 2 De Silvestri 900.000 euro, Scrupski 900.000 euro, Musabarro non mi hai dato sapere, l'anno scorso guadagnavo 800.000 euro, non so se gli sia stato fatto un ritocco, potrebbe anche essere, e secondo me potrebbe anche lui arrivare adesso vicino alla soglia di un milione, o comunque se come l'anno scorso 800.000 euro, DAX 800.000 euro, Scovolse 800.000 euro, Mbaye 750.000 euro. Sumauro 750.000 euro, Dominguez 700.000 euro, Scouter 500.000 euro, Svanberg adesso fresco di rinnovo di Cuscinarla, arriverà a guadagnare un milione di euro anche lui, Ike 450.000 euro, Vano, Vanoidon 400.000 euro, Vignato 300.000 euro e Kingsley 150.000 euro manca teat che non sono riuscito a trovare la notizia ma secondo me guadagna sui così a spanna guadagnerà sui 600.000 euro così vado però a spanna ma comunque la cifra sicuramente non si discosterà più di tanto da quella poc'anzi pronunciata e quindi, e quindi il resto del carino sottolinea come gli investimenti siano sono aumentati quindi a sorte di investimenti aumentati è anche ovvio che la proprietà chieda Okay, i suoi dipendenti cioè il Miailovic di alzare il tiro degli obiettivi perché altrimenti non è che uno investe okay, fa alzare il costo in questo caso del montingaggi a fronte di che cosa di voler ottenere sempre le stesse cose che si ottenevano prima altrimenti altrimenti è abbastanza ridicolo se ci pensate e ancora più grottesco lo diviene se appunto andiamo a vedere a fare la comparazione di quanto Posso invece essere il monte stipendi dell'Atalanta, che sappiamo essere una squadra che Transfermarkt Markt alla mano, ha un parco rosa che ammonta okay, ad un valore di 415 milioni di euro, mentre sempre Transfermarkt Markt alla mano il, il, il parco giocatori del Bologna, ammonterebbe a 143 milioni milioni di euro e quindi voi capite c'è una forbice incredibile penso che si sia d'accordo il valore della rosa del bologna è un terzo di quello dell'atalanta che uno dice beh se il bologna pagherà ai suoi giocatori quest'anno 55 milioni di euro ok allora l'atalanta ne pagherà quantomeno quantomeno visti i valori delle rose 70 80 quantomeno e eh no, invece, qua che sta l'assurdità in quanto l'Atalanta, seppur abbia acquistato quest'anno nel mercato di quest'anno i Demiral, i Musso e i Zappacosta. Che. Per quanto riguarda Demiral: grava e prende 2 milioni di euro a stagione, che quindi grava 4 sulle casse della eh, Dea. Musso 1,6 e quindi praticamente Musso guadagna quanto Sansone grava per 3 milioni e 2. Non è dato sapere quanto percepisca Zappa Costa, ma è ragionevole pensare che possa girarsi su un 1 milione e 8, vicino ai 2 milioni. Comunque, non si discosterà tanto da quella cifra lì, in quanto prima di approdare alla dea percepiva al Chelsea. 2 milioni e mezzo e non è pensabile che l'Atalanta la, la, gli abbia dato 2 milioni e mezzo. Quindi, io pro, provo, secondo me, a pensare che si avvicinerà ai 2 milioni, ma mi viene da credere che percepisca 1,8 insieme agli Illici, e i muri e il zapata. E quindi a fronte, anche comunque di alleggerimenti del monte stipendi perché hanno venduto comunque i Hammers, i Recca che guadagnavano 800.000-600.000 recca. Ok, Sutalo che guadagnava 250.000 euro. Insomma, hanno venduto, eh, come si chiama, eh, Gollini, che anche lui guadagnava. E quindi, a fronte anche di cessioni, voi capite che comunque si va a pareggiare. L'anno scorso, la Dea ci stava sotto come monte in gaggi. perché mi ricordo, senza l'allenatore. Erano sui 43 milioni, quindi con l'allenatore erano vicino ai 45 milioni. E quest'anno non è sicuramente... Adesso io non posso dirlo con certezza perché mi mancano i dati e i numeri che spero che nelle prossime settimane usciranno, ma è ragionevole pensare che l'Atalanta non si discosti tanto dal Bologna e vi dirò di più, non sono sicuro che l'Atalanta abbia superato il Bologna come Monte Ingaggi neanche quest'anno, quindi il mio dubbio, che non è una certezza, ma il mio dubbio è che l'Atalanta e il Bologna siano come l'anno scorso Appaiate alla voce monte ingaggi con una cifra molto vicina, ok? Che sicuramente non si discosta di 1 o 2 milioni su per giù, sia a favore di una, a favore dell'altra. Il che, visto anche, e qui sottolineo e qui chiudo, il valore della rosa così dispari dovrebbe fare quantomeno pensare, quantomeno far riflettere. Ok, miei cari Ventori, queste sono. Appunto, i primi dati che stanno uscendo finalmente riguardo agli stipendi, io penso che nelle prossime settimane ci sarà anche il classificone, magari fatto dalla Gazzetta dello Sport sul appunto quali sono le squadre che eh, ingaggi la mano spendono di più, e quelle che ingaggi la mano spendono di meno, saremo in pole position per raccontarle qualora appunto dovessero uscire. Per il momento è tutto, miei cari vintor, fatemi sapere che cosa ne pensate di Codeste Chif attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati in quell'usione a baccaccio nei video e noi ci sentiamo alle prossime CHIACCA BAR